Dopo 7 anni di analisi mi accingevo a terminare. Avevo fatto un percorso con un didatta per diventare anch'io psicanalista. Era l'ultimo giorno ed io e il mio terapeuta ci dovevamo congedare. L'analista mi disse: "Oggi parlerò io, le voglio regalare alcune emozioni. Queste saranno come un viatico per lei quando inizierà la sua carriera di analista." Dopo queste parole, il terapeuta mi pose davanti un libro e lo aprì in una pagina su cui era raffigurato l'altare di Eisenheim con i pannelli del Grunewald. L'analista mi disse: "Lei sa che tale altare fu costruito per una chiesa? La chiesa annessa all'ospedale per la cura dei malati di fuoco sacro. Quindi, attraverso tale opera, penso di poterle regalare delle emozioni utili alla sua futura professione di analista." "Ecco," aggiunse il terapeuta, "osservi la prima pagina del polittico. Ora lei guardi San Sebastiano che era implorato come guaritore e morì martirizzato. Sappia che anche lei dovrà subire un simbolico martirio da parte dei pazienti. Dovrà accettare le loro offese e la loro aggressività dettate dalla malattia. E come Sant'Antonio che era implorato contro le malattie, anche lei dovrà rispondere portando aiuto ai suoi malati che la imploreranno. Ognuno dei suoi pazienti sarà simbolicamente un Cristo in croce. Ciascuno di loro sarà un agnello condotto al macello dalla malattia. Ora osservi Giovanni Evangelista che sostiene Maria. Anche lei, come Giovanni, dovrà supportare le madri dei suoi pazienti e portare conforto a tutti coloro che, come la Maddalena, piangeranno di dolore. Poi adesso posi i suoi occhi su Giovanni Battista che sancisce: è necessario che io mi faccia piccolo e che lui emerga." Ecco, anche lei sulla sua sedia di analista dovrà quasi scomparire per far spazio al paziente simbolico Cristo in croce. A volte vedrà i suoi malati come deposti sulla tomba. Scorgerà la loro mente morire assieme al Dio crocifisso. Ma lei non si scoraggi e ora guardi la seconda pagina del polittico. Vedrà l'angelo che porta a Maria l'annuncio della nascita del Salvatore. Ecco, quando lei sarà alle prese con i suoi pazienti, un simbolico angelo le dirà che anche lei, come Maria, porterà metaforicamente nel grembo i suoi malati. Poi vedrà ciascuno di essi nascere come un piccolo Gesù. Dopo la cura le parrà di tenere in braccio il paziente come uscito dall'utero della sua mente. Lo scorgerà alzarsi dal lettino guarito. Sarà una seconda nascita e allora sentirà una musica angelica echeggiarle intorno. La sua gioia sarà abitata da note armoniose, come se gli angeli facessero un concerto.
il suo paziente rinato sarà come Cristo risorto e mostrerà le cicatrici delle sofferenze passate. Ora ammiri la terza pagina del Polittico. Al centro vedrà la scultura di Sant'Antonio in trono. Anche lei allora troneggerà come il santo, fiera della guarigione che ha procurato ai suoi malati. Ma ricordi, per arrivare a questo, anche lei dovrà soffrire con i suoi pazienti. Dovrà rinunciare a volte ai piaceri del mondo per concentrarsi solo sul dolore dei malati. Ammiri l'incontro tra Sant'Antonio e San Paolo Eremita. In modo simile anche lei incontrerà un supervisore ed entrambi andrete in un simbolico eremitaggio, abitato solo dallo sforzo di curare il paziente. Come Sant'Antonio, anche lei avrà delle metaforiche tentazioni. Quando avrà dei casi difficili, forse si scoraggerà e dei simbolici demoni le diranno: lascia perdere. Ma lei non ascolti questi impulsi. Lotti fino all'ultimo per il bene dei suoi malati. Scacci questi simbolici demoni e combatta per la salute. Dette tali parole, l'analista mi mostrò di nuovo l'immagine dell'altare di Eisenheim. Poi mi disse: io sono ateo e posso regalarle solo una lettura psicanalitica di tale opera. Poi aggiunse: ma lei che ha la fede, unisca al suo sforzo umano l'aiuto che viene dall'alto. Io mi commossi e l'immagine dell'opera di Grunewald si impresse nel mio cuore. E con essa, nell'anima, uscii dallo studio. Avevo paura, ma ero pronta, pur con tutti i miei limiti, a soccorrere i cuori umani sofferenti. Allora dissi tra me: grazie, Grunewald, per i tuoi pannelli. Grazie, dottore, per i suoi consigli. Grazie, Signore, per l'aiuto che mandi dall'alto. E mi incamminai sulla via ardua della professione di analista.